che ha creato tutto quello che adesso vi spiegheremo. Siamo angeli che cercano un sorriso. Il nome di questa associazione viene tratto da un pensiero scritto tempo fa dal nostro amico Paolo sui social. Una frase forse premonitrice che già preannunciava cosa sarebbe stato il suo futuro, forse. Perché nasce? Perché si era fatta una promessa importante e le promesse vanno sostenute e mantenute. Un giorno, mentre io svolgevo il mio lavoro, come tutti i giorni, durante una lezione mi viene detto: Edu, conosci Paolo? Paolo? Ma come? Paolo Mirabella? Certo che lo conosco Paolo, perché? Ecco, la notizia terribile che violentemente in un secondo mi toccò la ferita della mia dura vita. Mi venite da dire, oddio mio, ma perché? Passarono giorni e il mio pensiero ricadeva sempre su questo ragazzo. Immaginavo cosa stessero passando le persone che lo amavano. Nel frattempo una grande macchina si mise in funzione, quella della solidarietà che tutti voi avete guidato. Gesti incredibili, ragazzi all'azione, un mondo che cercava in tutti i modi di mandare un sostegno a questo ragazzo. Lì il mio cuore capì che insieme si poteva creare qualcosa di grande, ma purtroppo questo percorso era più lento di quel mostro, che a grande velocità tentava di distruggere quella meravigliosa vita. Una mattina, precisamente il 7 luglio, mi svegliai e decisi che dovevo scrivere a questa famiglia, pur non essendo per loro nessuno in quel momento, ma avevo la necessità di farlo. Il mio messaggio fu letto da Maria e lei mi disse: Edu, Paolo sta peggiorando, per favore preghiamo, preghiamo, preghiamo. Le chiesi a Maria per favore se era possibile andare a Roma e lei mi rispose: a noi fa tanto piacere vederti e sicuramente fa tanto piacere anche a Paolo. Alle 3 dell'8 luglio Maria mi scrive: Edu, Paolo ci ha lasciato. Ragazzi, il cuore in frantumi, penso il mio, penso il vostro. Una rabbia accecante, ma con una gran voglia di andare da Paolo. Prendiamo la macchina e arriviamo a Roma. Padiglione Giovanni Paolo II, terzo piano. Reparto oncologico. Vuoto. Scendemmo giù, lì fuori a quella stanza, sguardi di ragazzi delusi dalla vita. Ragazzi che avrebbero spaccato il mondo a due per riportarsi il loro Paolo a casa. Ecco, in quel momento ho deciso che dovevamo unire il mio dolore con il loro ed insieme realizzare qualcosa di grande. Ed eccoci qui oggi. Con grande amore e grande voglia di fare abbiamo realizzato un sogno che porta la firma di Paolo Mirabella. Un'associazione di volontariato che ha come obiettivo quello di sensibilizzare in primis qual è il senso della vita. Ragazzi, ma qual è il senso della vita? Qual è la cosa che potrebbe renderci felice? Cosa sono le cose che dobbiamo cambiare per evitare tutto questo? Perché questo angelo non può stare più con noi? Ecco, fermiamoci un attimo e riflettiamo. Su ogni nostro gesto, su ogni nostra parola, gettare un bicchiere di carta a terra, che cosa può essere? Può essere niente, ma può essere tutto. Può essere il nostro tutto. Che poi quando il cerchio si chiude, finiamo sempre in quel cestino. Quanto è importante spingere una sedia a rotelle? Chi lo ha fatto lo sa. L'importanza di correre con la sedia a rotelle, di sollevarla dalla sedia a rotelle. Quanto amore e importanza può esserci in una carezza o in un sorriso fatto a una persona che se ne sta andando? Tantissimo. Questo sarebbe bello se tutti noi dessimo spessore ai nostri gesti, alle nostre parole. A volte ci creiamo il problema che non riusciamo a fare un selfie, oddio, non posso comprarmi l'iPhone 11. La vita è fatta di altro, di uno spessore maggiore, uno spessore profondo.